maccheroni al formaggio! Ehi, psst, Lincoln, come hai risposto alla prima domanda? Maccheroni al formaggio! Grazie, amico! Davvero? I nativi americani non avevano dato ai pellegrini del grano? Se Lincoln dice maccheroni al formaggio, io mi fido di lui. Oggi non riesco a concentrarmi. Ieri sera mio padre ha cucinato i suoi famosi maccheroni al formaggio e per godere ancora di quella bontà formaggiosa ne ho messo da parte 3 bocconcini. Ma se voglio arrivare a fine giornata sano di mente, devo riuscire a smettere di pensarci. I seguenti studenti sono richiesti in presenza. Presidenza, Mac e Maggie! Ci siamo, ragazzi! Penne sul banco e correggiamo il compito! Chi sa darmi la prima risposta? Oh, ecco mio! Maccheroni al formaggio e se mi sbaglio può anche bocciarmi. Oggi è il grande giorno, devo solo mettere in frigo il patè. Dimostrerò di essere una stella con il mio delizioso caviale. È bello vederti sicuro di te, tesoro. Tra quanto arriverà l'investitore? Tra qualche ora. Immagina, se gli piacerà il mio cibo, potrò aprire un ristorante tutto mio. Ecco, prova questa spuma di foie gras. Ed ecco la seconda portata. Caro, questa è solo aria in un barattolo. Aria al limone in barattolo, sofisticata e con poche calorie. Tesoro, senza offesa, ma perché stai cucinando cose tanto pretenziose? Che c'è di sbagliato nella tua famosa lasagna? Tesoro, si tratta di Timothy McCall. Quest'uomo viaggia per il mondo assaggiando i cibi più esotici ed entusiasmanti. Io non posso servirgli dei noodles al manzo. Beh, a me piace il manzo che cucina quei noodles e credo che tutto ciò che cucina sia delizioso. Puoi ripeterlo davanti a lui? Maccheroni al formaggio! 2 bocconcini dovevano essere 3! Oh! Ok, quale di voi avvoltoi si è sbaffato uno dei miei 3 bocconcini? Se lo desideravate così tanto, dovevate mettervelo da parte! Non ti dico di essere stata io! Ma se ne avessi preso uno, sarebbe perché Lola ha mangiato tutte le crocchette che erano avanzate e le avevo messe da parte! Non ammetterò di aver mangiato le crocchette, ma se fossi stata io sarebbe perché Luana ha mangiato l'ultima fetta di torta che io avevo messo da parte. In realtà non l'ho mangiata. Oh, scusami. L'ho distrutta in faccia a Lynn. Ragazze, come fate a capire che non abbiamo un problema? Il nostro frigorifero è come il Far West! Senti, Lincoln, a nessuno piace che qualcuno mangi i suoi avanzi, ma noi siamo in tanti. Non puoi pretendere che si lasci intatto tutto ciò che conservi. Secondo te non posso? No, non puoi! Come vorrei un bocconcino di maccheroni al formaggio, ma a Lincoln verrà una crisi isterica. Beh, vedere Lincoln in preda a una crisi isterica sarebbe divertente! Così impara! Oh, quindi ora difenderemo il nostro cibo, eh? Sfida accettata! Oh, uno dei fantastici brownie di papà! Oh, un momento, non era di Luan? Beh, penso che non le dispiacerebbe se ne prendessi un angolino! Oh, ecco, il guanto è stato lanciato! Luan intende difendere i suoi avanzi! Bene, posso giocare anch'io questo gioco! Sì, stavolta avete davvero esagerato! Il limite era già stato superato quando avete fatto questo, fratello! Oh, questo! Oh, questo! È una follia! Non possiamo continuare così! Se qualcuno potesse gentilmente mettermi giù, penso di avere un'idea! Oh! Su questo siamo tutti d'accordo! Dobbiamo ristabilire un ordine al più presto! Quindi, con l'aiuto di Lisa, ho pensato a una soluzione! Scusa! Su richiesta di Lincoln ho calcolato la metratura cubica del frigorifero e l'ho suddivisa in 11 zone della stessa dimensione, creando le condizioni ottimali per ciò che mi piace chiamare la tregua del cibo. Ognuno ha la sua zona. E la cosa geniale è che non si possono confondere le aree perché ognuna ha un colore diverso. Oh! Tutto quello che resta da fare è dividere gli avanzi di papà e metterli nelle aree. Non è che sia un impatto a casa mia.